Stefano Guarracini, primario della cardiologia della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, 14ª edizione del Premio Medicina Abruzzo, che effetto le fa ricevere questo riconoscimento? È un grandissimo onore perché ho studiato questi giorni in precedenza chi è stato premiato e quindi ricevere questo premio ha, oltre che un onore, un peso di fare meglio e di continuare a studiare e fare bene per la comunità. Che momento vive la cardiologia a Pescara? La cardiologia vive un ottimo momento perché ci sono una serie di professionisti molto in gamba che riescono a dare un'ottima risposta sul territorio. Avremmo bisogno di qualche posto letto in più perché purtroppo il malato cardiopatico è il malato per eccellenza, cioè con l'età che avanza sempre di più il malato, tutti diventiamo cardiopatici e quindi c'è bisogno di cure. Lei è ancora giovanissimo, ha presentato metodologie innovative, ma verso quale direzione va la cardiologia? La cardiologia ormai con la cardiologia interventistica sta tentando di sostituire tutti gli interventi più grossi che non si possono fare in persone fragili attraverso gli interventi che si fanno in emodinamica, quindi con interventi meno invasivi, e devo dire che oggi in cardiologia sono stati fatti degli studi avanzatissimi e si curano veramente quasi il 90-95% di tutte le patologie cardiologiche. A Pescara, in Abruzzo, se la sente di dire che sono finiti i cosiddetti viaggi della speranza, almeno per quanto concerne il suo segmento di operazione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io in particolare nel mio reparto dico che se una persona entra per qualsiasi patologia di cuore, noi riusciamo a dare una risposta senza problemi. Questo premio con chi si sente di condividerlo? Con tutto il mio staff, i miei infermieri, i miei medici, la mia caposala, i miei OSS, perché se non ci fossero loro, senza lavoro di squadra non sarebbe possibile nulla.